Benvenuti a Cose da giornalisti, il nostro appuntamento con il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Ciao Lucarelli. Rossana, benvenuti. Ciao Ottavio. Ecco, allora oggi parliamo, come al solito, in 3 minuti, tre argomenti. Parleremo di garanzia dei giornalisti, di tutela della categoria e naturalmente parleremo anche di formazione e di legalità e degli appuntamenti. Allora, Presidente, naturalmente partiamo dalla tutela della nostra categoria perché c'è stato gran rumore sulla storia di Maio, il vicepremier, che comunque è stato molto duro, offensivo più che duro nei confronti della categoria perché insomma li ha appellati i giornalisti con termini veramente, insomma, un po' inaccettabili. La tua posizione, anche perché mi pare che, Presidente, tu sei sceso in campo proprio per far intervenire il Consiglio di Disciplina, che Di Maio è un iscritto Sì. giornalista pubblicista della Campania. Sì, Rossana Di Maio è un giornalista pubblicista, iscritto 10 anni fa, è un giornalista pubblicista che paga regolarmente le quote, segue anche i corsi di formazione, di aggiornamento professionale e quindi proprio per il fatto che lui è iscritto ed è regolarmente iscritto, io ho dato impulso dopo le sue frasi che seguono, ricordiamo l'assoluzione in primo grado della sindaca di Roma Raggi, queste frasi offensive che lui ha rivolto nei confronti del mondo dell'informazione. C'è stata giustamente una rivolta in tutto il paese. Noi abbiamo mantenuto la barra dritta, tranquilli, nel senso che io ho fatto la segnalazione al Consiglio di Disciplina Territoriale come prevede la legge, quindi ho dato impulso all'istruttoria. Immediatamente devo dire, Di Maio ha rinunciato all'immunità perché avrebbe anche potuto far valere l'immunità. Questo avrebbe complicato, rallentato tutti i meccanismi della procedura. Il Consiglio di Disciplina quindi si è riunito in base appunto alla mia segnalazione, che in realtà raccoglieva poi tantissime segnalazioni arrivate da tutta Italia, ha avviato l'istruttoria e quindi ha deciso di convocare Di Maio. Naturalmente adesso scattano tutti quelli che sono i meccanismi di garanzia di difesa del collega, ricordiamo che noi parliamo del giornalista Di Maio, che poi è anche vicepremier. E quindi sarà ascoltato, dovrà appunto presentare una memoria. Devo dire che la vicenda, noi siamo andati avanti tranquilli, con la barra dritta, naturalmente travolti dalle fake news. In che senso? Quali sono state le Nel fake news? senso che tutto è partito da un sito che evidentemente qualche collega segue, che dava notizie totalmente infondate sulla pratica di Di Maio, che è una pratica svolta 10 anni fa regolarmente. Indicavano un'altra testata giornalistica che non è quella dove lui ha svolto la pratica. Si sono mossi direttori, inviati, sono andati a caccia di questa testata giornalistica che, ripeto, non è quella dove lui ha svolto la pratica, è una testata di Pomigliano. Allora molti hanno pensato, è una testata di Pomigliano, l'avrà fatta lì. No, lui l'ha svolta invece presso una testata di un'altra città della Campania. E sono andati inviati, direttori di testate importanti hanno mandato gli inviati. E ancora oggi, se vediamo sui social, è ancora indicata questa testata. Devo dire poi, il direttore dell'epoca di questa testata, l'ho incontrato, ha detto: Ottavio, tu non sai cosa ho passato, io l'ho diretto un anno, mi hanno chiamato da tutta Italia ed è stata una fatica spiegare che non era quella. Quindi, quando parliamo di fake news dobbiamo stare tutti attenti, anche noi giornalisti. Al netto del fatto che qui naturalmente non è che ci mettiamo a fare il procedimento disciplinare a Luigi Di Maio, non è assolutamente la nostra intenzione, quindi abbiamo dato la notizia che sarà ascoltato e al netto del fatto appunto che le regole valgono per tutti e Di Maio ha anche rinunciato all'immunità parlamentare per essere sentito davanti al Consiglio di Disciplina. Al netto di questo, chiaramente non è la prima volta che un politico appella un giornalista o la categoria con termini, diciamo, anche un po' aggressivi, violenti e inappropriati. Secondo te, insomma, quanto è ammissibile? Cioè, si tratta di una questione di linguaggio, di un nuovo modo di porsi?
rispetto alla stampa. E comunque, perché prendersela con la stampa in questo modo così aggressivo? Perché la stampa non è realmente così tutelata, forse a livello ordinistico sindacale, e quindi è più facile da parte di un politico? O perché appunto nel caso specifico, o come in altri casi che abbiamo nel passato anche da parte di altri politici, prendersela poi con un magistrato che, o un PM che accusa, è chiaramente molto più, tra virgolette, rischioso, quindi è più facile questa strada. Ma in realtà il tuo pensiero è soprattutto come uscirne, perché poi non è neanche giusto che noi giornalisti dobbiamo essere attaccati dai politici, veniamo attaccati anche dalla gente. Sì, storicamente giusto, infatti. E, storicamente noi magistrati siamo le due professioni, le due categorie più nel mirino, sempre, da sempre, della politica, e quindi, come dicevi tu, poi giustamente poi ci attacca la politica, e quindi poi ci attacca anche la gente. In questa fase soprattutto ci sono attacchi ripetuti, sicuramente l'informazione in Italia è sotto attacco. Non è un caso che noi nelle graduatorie internazionali sulla libertà di informazione siamo sempre molto indietro, proprio perché tra i parametri indicati c'è anche quello dell'attacco all'informazione da parte della politica, oltre ovviamente il tema dei giornalisti minacciati, che è un tema molto caldo e che ci fa rimanere sempre molto indietro in queste graduatorie. Quindi direi un po' a fasi alterne, a volte anche assieme. Giornalisti e magistrati sono le due categorie sempre maggiormente sotto attacco. Vedi, Rossana, questo da un lato indica che noi diamo fastidio, e questo, diciamo, è l'aspetto positivo della vicenda. Io cerco di vedere in tutte le vicende sempre l'aspetto negativo e quello positivo. Aspetto positivo, che vuol dire che diamo fastidio al potere, e quindi questo è un segno di vitalità dell'informazione. L'aspetto negativo è che non si può insultare l'informazione, questo non è ammissibile. Adesso, diciamo, c'è questo tema, ma ce ne sono altre, anche vicende in altre regioni d'Italia che riguardano altre persone. Il fatto che in questo momento ci sia un linguaggio verbale violento, sia da parte della politica, sia dai social, beh, questo non significa poi che debba ulteriormente aggravarsi questo attacco nei confronti dell'informazione, perché poi siamo i più esposti, lo siamo tutti i giorni, lo siamo in ogni momento della vita del nostro paese. Voglio soltanto ricordare che noi siamo, come informazione, siamo uno dei pilastri della democrazia. Sento della serie, meno male che la stampa c'è, poi ci sono i buoni e i cattivi in tutte le categorie, e poi chiaramente c'è, non a caso esiste un consiglio di disciplina per tutti, non solo per poi politici, che offende, anche i giornalisti possono sbagliare, vengono chiamati davanti al consiglio di disciplina, radiati o altro. Assolutamente, noi abbiamo in questa fase un compito, tra l'altro, e questo l'opinione pubblica deve, di questo deve tenerne conto. Noi abbiamo un compito delicatissimo, perché in una fase in cui sui social c'è di tutto, come dice un mio amico, c'è talmente tutto che ogni tanto c'è anche qualche notizia vera sui social. Ebbene, noi abbiamo il compito di garantire un'informazione controllata, equilibrata, verificata. Il giornalista racconta i fatti, e ed effettivamente il racconto dei fatti non può essere poi oggetto di offese gratuite, direi, perché critiche va bene, però i fatti sono i fatti, quindi il giornalista si limita a fare questo, e i commenti, quando un giornalista, presidente, correggi, mi fa un commento, naturalmente si prende tutta la responsabilità di quel commento, di quella opinione. Andiamo avanti. A proposito del giornalismo, naturalmente bisogna sempre aggiornarsi, la formazione in Campania, lo diciamo perché ne andiamo fieri noi giornalisti, è gratuita per tutti, e l'Ordine dei Giornalisti della Campania consente a tutti di partecipare gratuitamente ai corsi, e quindi quali sono i prossimi appuntamenti? Sì, Rossana, sono tantissimi, naturalmente in tutta la Campania, quindi siamo stati recentemente a Salerno e torneremo, siamo stati nel Sannio e torniamo nel Sannio, così come nelle altre province di Caserta. Come hai sottolineato tu giustamente, questa è una formazione che si svolge in tutta la Campania, quindi dalle montagne del Sannio e dell'Irpinia fino alle coste del Cilento, e poi naturalmente c'è Napoli, dove il 23 c'è un corso molto importante su professione e prevenzione, che abbiamo organizzato come Ordine dei Giornalisti della Campania, gratuito,
gratuito, ovviamente, come sottolineavi, assieme alla Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Commercialisti, assieme alla FIDOC, che è la Federazione delle Donne Commercialiste. Questo anche per sottolineare la sinergia, che c'è una giornata importante, la mattinata dalle 9 fino alle 13 c'è la formazione, quindi il corso, poi si prosegue nel pomeriggio con il dibattito, interverrà tra gli altri la nostra collega Marisa Lapenna per parlare appunto della Casagit, cioè del nostro istituto. E durante la giornata sarà possibile, mattina e pomeriggio, effettuare tutta una serie di visite gratuite, visite mediche, quindi ringraziamo anche tutti i medici che si sono messi a disposizione. Quindi c'è un po' una cordata delle professioni Sì, ci sono ultimamente. molte professioni con le quali si sta collaborando in modo molto positivo. Ultima domanda, ultimo argomento, è il tema della legalità. L'Ordine dei giornalisti da anni organizza un progetto, si chiama Istituzioni e Media. In 30 secondi ce lo vuoi raccontare Sì, perché quest'anno c'è ancora un'edizione. è ripartito, è uno dei progetti più importanti. L'ordine deve garantire l'accesso alla professione, la deontologia, e poi c'è tutto un lavoro invece esterno, una proiezione esterna. E questo progetto che portiamo avanti con la prefettura di Napoli, ringraziamo il prefetto che ha dato impulso di nuovo anche quest'anno, con l'ufficio scolastico, con la città metropolitana, sono incontri con le scuole. Le scuole delle zone giudicate maggiormente a rischio di Napoli e provincia. Sono incontri molto importanti, sono tanti giornalisti che collaborano a titolo gratuito, tanti funzionari dei vari enti che ho nominato, le forze dell'ordine, la polizia postale che svolge un ruolo importantissimo. Devo dire, gli insegnanti sono tutti felici e la cosa bella è che dopo l'incontro, ormai si svolgono da oltre 10 anni, già si prenotano per l'anno successivo, quindi abbiamo già prenotazioni per il prossimo anno. Ecco, perché partire dalle scuole è fondamentale per impartire diciamo, il senso Fondamentale. della Fondamentale legalità. per la legalità, come sottolineavi. E allora, siamo giunti alla fine, allora ci salutiamo Presidente e ringraziamo non solo i nostri web spettatori che ci stanno seguendo veramente in tantissimi, abbiamo tante visualizzazioni, ma salutiamo anche i telespettatori di Media TV, canale 86 del digitale terrestre, perché siamo in onda anche su questa TV. Salve, salve Grazie, a tutti, grazie. arrivederci.